Buongiorno, oggi è lunedì ed è il 29 agosto del 2016. Nel libro del Deuteronomio c'è una delle dichiarazioni più belle che Dio fa a nostro riguardo e dice proprio così: Inoltre il Signore stesso cammina davanti a te. Egli sarà con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà. Quindi non aver paura e non sgomentarti. Di fronte alle incertezze, di fronte alle problematiche, alle circostanze, a volte veniamo terrorizzati, veniamo così messi un po' sottosopra perché siamo fatti di carne, siamo esseri umani ed è giusto avere paura, è giusto preoccuparsi, è giusto avere momenti di difficoltà perché non siamo supereroi, siamo fatti di carne ed ossa e quindi tutte queste sensazioni, questi sentimenti, tutta questa emotività fa parte della nostra vita, siamo stati del resto creati così. Il problema non è avere paura, il problema è superarla e rimanere, cioè il problema fondamentale è rimanere nella paura e vivere con la paura, vivere con l'ansia. Non è un peccato avere ansia, avere paura. Il problema fondamentale è quando rimaniamo in essa e quindi ci lasciamo condizionare dalla paura e lasciamo che la paura possa dirigere la nostra vita, che l'ansia, le preoccupazioni possono dominare la nostra mente, causando così seri problemi. A volte parlando tra persone, tra amici, tra conoscenti, ci sono espressioni classiche dove si dice: Vabbè, dai, fatti forza, non ti preoccupare. E stamattina parlando con una carissima amica, riflettevamo proprio a volte su certe frasi, no? Su certi stereotipi che si dichiarano nella vita delle persone. Ed è credo fondamentale stabilire una cosa che ci fa bene e ci libera. Ed è vero che dobbiamo essere forti, ma in cosa è la nostra forza? Su cosa si basa la nostra forza? A volte vediamo realmente Dio operare in maniera straordinaria nella nostra vita, dove ci sono situazioni che durano da mesi, da anni, e poi all'improvviso tutto cambia, le cose cominciano a cambiare. Magari si è pianto, si è pregato per tanto tempo, e poi le cose all'improvviso, da un momento all'altro, cambiano. È una delle cose che ci dà una grande forza, ci dà una grande spinta verso per andare avanti, è il fatto di sapere che realmente colui che ha iniziato un'opera in noi la porterà a compimento. Non ho fiducia nell'opera, ho fiducia in colui che ha iniziato l'opera. E questo è papà, questo è il nostro padre. La forza in realtà sta in questo, non nel fatto che le cose devono cambiare o debbano cambiare. Non nel fatto che il karma, il ciclo della vita, le situazioni, il fato, il destino, no. La nostra fiducia non sta nelle cose, la nostra fiducia sta in colui che cambia le cose. A volte, mi rendo conto, lo dico per esperienza, che a volte certe situazioni non sono cambiate nella mia vita perché, il padre doveva cambiare il mio modo di vedere le cose. Ed è vero che a volte noi cerchiamo di cambiare le circostanze attorno a noi, vogliamo che le persone attorno a noi cambino le nostre situazioni, mentre Dio è più interessato a cambiare noi, a cambiare il nostro modo di vedere, il nostro modo di agire, il nostro modo in cui possiamo trattare le persone. Non c'è dubbio che la nostra fede non può essere riposta sul destino, sul fato, sulla fortuna. La nostra forza deve essere fondata su colui che è in grado di cambiare le cose, in colui che è in grado di cambiare noi e quindi di cambiare le circostanze. La nostra fiducia sta nel fatto che colui che ha iniziato un'opera buona in noi la porterà a compimento. In un modo o in un altro accadrà. E queste parole sono straordinarie. Il Signore stesso cammina davanti a te ed egli sarà con te. Non ti lascerà e non ti abbandonerà. Quindi non aver paura e non sgomentarti. Queste sono le parole di cui poi parla Gesù proprio l'ultimo giorno prima dopo che è risorto, di ascendere al Padre. Lui fa questa dichiarazione ai suoi discepoli, dice: Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine. Lui è con te
nella situazione nella quale stai vivendo. Lui è con te nel dramma che stai affrontando. Lui è con te, cerca di parlare, di consigliare, di ispirarti. E non dire che non sei in grado di ascoltare la sua voce, perché tu sei in grado di ascoltare la sua voce e lui userà qualunque mezzo e qualunque modo e qualunque situazione per attirare la tua attenzione. Lui è con te, lui non ti lascerà e non ti abbandonerà. E nella condizione nella quale tu stai vivendo, lui per primo ha l'interesse non solo di tirarti fuori da questa situazione, ma prima di tutto di cambiarti, di cambiare il tuo modo di vedere le cose, il tuo modo di vedere te stesso, te stessa, il modo in cui tu devi vedere le persone. Lui cambia le cose. A volte noi ci aspettiamo che Dio faccia nuove, che Dio faccia una cosa nuova, mentre a volte Dio ci dà nuovi occhi per vedere cose antiche in realtà e quindi farcele reinterpretare nel suo modo e dalla sua prospettiva. Quindi credo che Dio voglia darci delle nuove prospettive per vedere le cose dai suoi occhi, per liberarci da noi stessi, liberarci dal nostro dolore che in un modo o in un altro non ci sta permettendo di vedere bene davanti a noi. E quindi che ben venga la sua opera nella nostra vita. Noi seguiamo Gesù non perché lui ci ha promesso che non avremmo mai avuto problemi. Noi seguiamo Gesù perché lui ha promesso che sarebbe stato con noi ogni giorno, in ogni situazione, in ogni condizione. Questa è la nostra forza. Ecco perché è legittimo avere paura, ma è altrettanto legittimo poter dire, anche se ho paura, io credo che tu sei con me e questo mi tira fuori da ogni schiavitù di paura, da ogni schiavitù di ansia, da ogni schiavitù di incertezza, perché io so che se tu hai iniziato, tu porti a compimento la tua opera. Una buona giornata, Dio vi benedica.